Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio di carriera. Quanto tempo è che volevo dirlo? Sì! Quindi bentornati appunto con l'undicesimo episodio, signori. Oggi mercato a go-go, ma anche partite, perché prima di fare mercato dovremo proprio giocare contro il Verona. Ma comunque, signori, allora è un episodio importante perché si torna, perché ci sono tantissimi nomi caldi per il mercato. Faremo veramente tanto in questo episodio, ho già delle mie idee paurose di cui appunto dovete spaventarvi. Ma comunque, allora, premetto che ieri, come martedì scorso, sono stato in diretta su L Radio 88 e 100, vabbè, e praticamente ci darò praticamente ogni martedì se ci riesco. L'idea è quella, e quindi potrebbe appunto nascere questa bella possibilità per me. E spero vi faccia piacere anche a voi, oppure non ve ne frega un cazzo. Detto questo, signori, eccoci qui con il mercato ed eccoci qui con tantissimi nomi caldi. Allora, come vedete in grafica, dovremo giocare contro il Verona nel prossimo turno di campionato. Sarà la prima partita del girone di ritorno, visto che abbiamo saltato quella contro il Milan, che recupereremo a fine mese. Ora, questa è la nostra squadra al momento. Cosa faremo noi però in questo episodio? Andremo a fare parecchio mercato. Vi spiego un po' le mie idee. Allora, voi mi avete consigliato veramente tantissimi giocatori e anche molto interessanti. Tra l'altro avete risposto anche alle mie richieste dell'episodio precedente, e questo mi fa piacere. Comunque, allora, senza dilungarci oltre, mi avete consigliato un portiere, anzi diversi portieri, ma li analizzeremo quest'estate. Questo perché Szczęsny è in prestito, signori. Io all'inizio della carriera ero dell'idea di riscattarlo, adesso però vedremo inizio stagione, perché comunque è già salito di un overall, era 79, adesso è 80. È un portiere giovane che potrebbe crescere, però dipende anche quanto poi vorrà l'Arsenal. Detto questo, signori, quindi discorso portiere e difesa anche ne parleremo più avanti. Passiamo al centrocampo però. Allora, FIFA ha un problema o un pregio, fate voi. È molto realistico come gioco, ed essendo realistico segue le condizioni appunto del calcio reale. Detto questo, Kevin Strootman, giocatore che a me piace moltissimo e che nella realtà non vedo l'ora che torni a disposizione di Rudy Garcia, è purtroppo un giocatore che su FIFA 14 era veramente pauroso e probabilmente a quest'ora, senza quegli infortuni che ha avuto, poi sarebbe diventato un 86, addirittura secondo me. E comunque è un giocatore che appunto a causa di questi infortuni è stato fuori molto, e anche su FIFA ha perso condizioni, ha perso reattività, velocità e tutto quanto. Anzi, io non so come abbiano fatto quest'anno a creargli le statistiche. Ma comunque, allora, si parla di un giocatore, come vedete, di 25 anni. Un centrocampista olandese, sinistro, ha 25 anni ed è un 80. Dall'altra parte invece c'è quest'altro giocatore, che è Herrera. Allora, lui invece ha 26 anni, è un destro, è leggermente più basso di Strootman, ma è molto più rapido in mezzo al campo. Allora, lui è un giocatore che, oltre ad avere già 26 anni, cresce parecchio, ed è un giocatore che potremo sfruttare diversamente rispetto a Kevin. Vi sto dicendo, molti di voi l'avranno già intuito, che ho intenzione di fare questo scambio, ragazzi. Quindi anche a me dispiace, ve lo dico subito, di dar via Strootman. Però dobbiamo pensare alla carriera, dobbiamo pensare a far crescere la nostra squadra. Purtroppo l'olandese, anche in questa prima fase di campionato, per carità, ci ha messo del suo, ha giocato bene, perché comunque non è una pippa. Però, ecco, io sono convinto che Herrera, visto che tra l'altro mi piace moltissimo come giocatore, potrà aiutarci anche di più. E quindi proporrò uno scambio al Manchester United. Di qualche milioncino più Kevin Strootman. Questo è il primo colpo, ma rimanete con noi perché andiamo avanti. Ok, ragazzi, adesso ci spostiamo sull'attaccante. Allora, si parla di Edin Dzeko, attaccante che io consideravo fino a pochissimo tempo fa incedibile. I più attenti avranno sicuramente notato che ho usato, cosa ho fatto a fuori, che ho usato l'imperfetto. Perché, allora, voi mi avete consigliato, tartassatelo nei commenti, prendi Embolo, come si chiama, 15 milioni, lui ha 18 anni. C'è chi mi ha scritto: guarda che a 13 te lo porti via. Sì, ma è la stessa cosa, ragazzi. Io 15 o 13 milioni per un 18 anni non li spenderò mai, mai. Perché voi mi direte: prendilo che è giovane. Ok, ma la cosa bella delle carriere su FIFA è che tu ti prendi un giovane a poco, come poteva essere Yusuf Poulsen, per esempio, ve la butto lì. E poi magari lo rivendi, se proprio devi rivendere, a 40 milioni. Non possiamo spenderne 15 per... Tra l'altro ce ne rimarrebbero tipo 28 se prendiamo Herrera. Quindi non possiamo spenderne praticamente la metà per un giocatore del genere. Anzi, molto più della metà. No, siamo lì. Sì, per un giocatore del genere. Quindi io pensavo di spenderne, sì,
Un pochino, però per un giocatore affermato. Allora, io ho un sogno di mercato, la Roma ce l'aveva quest'estate, questo sogno di mercato, se ne è parlato molto, io lo immaginavo già con il 9 là davanti, alla fine il 9 ce l'ha Dzeko. Vi parlo di... Sì, magari poi i rigori non li faremo tirare a lui, però comunque io penso che il Pipita, che io amo, sia un ottimo acquisto. Tra l'altro mi farebbe impazzire solo l'idea di vederlo lì davanti con Totti e Salah, cioè, o comunque con gli altri giocatori a formare quel tipo di tridente a rombo. Perché secondo me rispetto a Dzeko, che lo vedo lì come punta, non dico ferma perché Dzeko dà molto una mano e me l'avete fatto anche capire di averlo notato nei commenti. Il problema è che Dzeko è il classico attaccante che deve stare lì nel 4-3-3 davanti. E è chiaro che con le due punte viene un po' penalizzato, anche se poi con questo modulo che mi sono fatto io personalizzato l'ho messo più avanti. Quindi pensavo di prendere Higuaín al suo posto. Inoltre, quest'estate potremo puntare anche su un vice Higuaín, però più con calma perché adesso non abbiamo la necessità. E soprattutto quest'estate, visto che si ritirerà il capitano, pensavo a prendere anche un trequartista. O magari vediamo di prenderlo adesso. Magari sì, lo prendiamo adesso, già che ci sto pensando. In modo che Fekir ce lo teniamo come jolly e vabbè. Però vediamo anche il resto della rosa. Quindi allora, intanto voglio vedere quanto vuole il Napoli per Higuaín, in modo che... Allora, vi spiego in breve, ragazzi. Se possibile io Higuaín lo prenderei secco e poi Dzeko lo vendiamo. Questo perché dare Dzeko a una squadra rivale, in particolare a Napoli, non mi pare proprio la cosa migliore. Allora, Higuaín è più giovane tra l'altro rispetto a Edin Dzeko. Adesso io chiederei un attimo informazioni, anche se vi dico 33 milioni che non sono pochini. Poi andiamo sul trequartista, che è Bufal o Bufal. L'avevamo già visto quest'estate e adesso siamo a gennaio, quindi volendo potrei anche pensare a fare un pensierino. Eccolo qui, Sofiane Bufal o Bufal, ditemi nei commenti come sta pronuncia, che poi ci vado in tilt, lo sapete. Del Lille. Allora, io chiedo informazioni. Quest'estate era appena arrivato e non potevamo prenderlo. Adesso invece possiamo benissimo prenderlo. Perché prendo lui e non un Çalhanoğlu della situazione? Perché ragazzi, ve lo spoilerò al volo, io e Menzo stiamo pensando a fare una cosa magica, ovvero dopo un tot di stagioni o anche dopo solo una stagione faremo una sfida, o comunque diverse sfide magari alla fine di ogni stagione, tra la mia Roma della mia carriera e la sua Inter della sua carriera, quindi in base alle personalizzazioni di mercato. Lui purtroppo ha già preso Florenzi della Roma, quindi adesso vedremo un po' come strutturarci il tutto. Però comunque, avendo lui già preso Çalhanoğlu, mi piacerebbe non prendere Çalhanoğlu, ma prendere comunque un altro giocatore. Bufal comunque può fare al caso nostro, quindi puntiamo su di lui. Allora, abbiamo chiesto informazioni per lui, abbiamo chiesto informazioni per il Pivita Higuaín, abbiamo fatto l'offerta per Herrera, avanziamo con il calendario. Prima andremo a giocare contro il Verona, quindi ragazzi, prima partita del girone di ritorno, è il giro di boa per la Roma, dobbiamo puntare alla vittoria per scavalcare la Juventus in classifica. Ti volti un attimo e siamo già alla 20ª giornata. Giro di boa in Serie A e Roma contro Hellas Verona. Buonasera dallo Stadio Olimpico, partita fondamentale perché contano solo i 3 punti. Ha recuperato subito la palla il capitano che potrebbe verticalizzare per Dzeko. Buona la palla per il bosniaco. Edin rientra, prova a calciare in porta, c'è una deviazione, il pallone verso i Turbe che la può rigiocare dentro, così è! Palla per Dzeko, ma c'era bandierina alzata, fuori gioco di Turbe. Roma che parte in maniera non aggressiva. Di più, in avanti Pazzini, la rigira per Ionita, zona tiro dentro, Pazzini con il destro, potente ma centrale, poi a trovare Benassi, sta ripartendo i Turbe, dentro c'è il capitano solissimo, palla per Totti che può calciare col sinistro, Rafael in calcio d'angolo, Roma pericolosa al 17°, partita abbastanza accesa, già 3 palle gol. Florenzi ha visto fuori Turbe, la palla è proprio per lui, Turbe mette giù, prova a calciare Iturbe, che trova un gol pazzesco al 18°, Juan Manuel Iturbe porta in vantaggio la Roma, è un gol dei suoi, è un gol meraviglioso per un giocatore che si sta togliendo veramente tantissime soddisfazioni in questa stagione. Qui stoppa benissimo e poi calcia in porta, Rafael non la vede neanche partire, Roma 1, Verona 0, riesce però a farla sua, c'è Jankovic, per Alfredson che c'entra in pieno il palo, Verona che sfiora il gol dell'1-1. Jankovic sbaglia tutto, c'è Dzeko che mette giù, al limite Edin, allarga per Iturbe, linea di rigore Manuel, Iturbe gioca dentro per Dzeko, che stava spaccando la porta, l'ha girata non so come, Rafael ha detto di no, sarà calcio d'angolo per la Roma. Anche il destro da lì, zona tiro, De Rossi calcia in porta,
e Rafael la mette in calcio d'angolo. Gran parata di Rafael perché ha fatto un movimento opposto. Chiuso Nainggolan che palla gira per Iago Falcao. Attenzione che la Roma si distende, c'è Dzeko in posizione regolare. Dzeko, e allora vola Edin in area di rigore col sinistro, buca Rafael, il raddoppio della Roma, lo segna proprio lui, l'uomo più atteso, l'uomo di cui stiamo parlando di più. Edin Dzeko, Roma 2 Verona 0. Comunque Roma 2 Verona 0, risultato che è proprio allo scadere. Vittoria fondamentale quella dei giallorossi, vittoria che ci fa veramente respirare un'aria più fresca. E adesso la prossima sarà quella contro il Milan. Comunque buona prova della Roma senza subire gol. Mi è piaciuta sinceramente la formazione giallorossa in questo match. Adesso comunque dei rinforzi sul mercato vanno presi. A centrocampo Herrera potrebbe essere fondamentale perché il posto titolare appunto se lo prenderebbe senza troppi problemi. Ragazzi, ve lo dico al volo, se vi sembra un po', perché mi sembro anch'io così, totalmente diverso rispetto alle considerazioni che facevo prima. Allora, per esempio Dzeko, che non avevo criticato mai, adesso addirittura potreste pensare che lo sto criticando. Non è che sono cambiato, è che io ho fatto varie considerazioni nel girone d'andata, ok? Adesso che siamo nel mercato di gennaio, ascoltando anche i vostri consigli, poi è chiaro che voi guardate i video e mi fate notare cose che io potrei anche non notare. Ho notato che effettivamente, già mi sono riguardando anche gli episodi precedenti, Dzeko ha questo piccolo limite. Non vuol dire che è scarso, vuol dire che non è l'attaccante che fa per me, per il mio tipo di gioco. Anche se oggi poi è segnato, però si stava facendo recuperare, questa cosa è oggettiva dal difensore. E magari non è Higuain per forza, ma comunque uno alla Higuain. Higuain sarebbe il sogno di mercato e comunque non l'attaccante definitivo, perché poi anche lui ha 28 anni. Quindi magari è un attaccante più d'esperienza. Prenderemo apposta poi un vice Higuain quest'estate. Adesso però senza pensare troppo ai se e ai ma, torniamo sul mercato, signori. Intanto ragazzi, prima di ributtarci sul mercato, volevo farvi un attimo dare un'occhiata alla classifica. Non dobbiamo comunque avere cali di concentrazione, anche se siamo primi lo stesso, perché la Juventus ha una partita in più e ha 20 partite, nel senso che ha partite piene, anziché punteggio pieno, ha partite piene, mentre la Roma deve giocare, come vedete in grafica, giovedì contro il Milan, l'ultima del girone d'andata, avendo già giocato la prima del girone di ritorno, quindi è una partita da recuperare, Roma-Milan. Vincendola potremo addirittura andare a più 4 sulla Juventus, quindi cominciare a fuggire, o comunque a... fuggire forse è una parola grossa, cominciare a mettere un'ipoteca importante sul campionato e comunque sulla testa della classifica. Offerta per Dumbia, questa è fondamentale, 14 milioni, questa attenzione perché Swansea qui insistono sui 12, io vado ad accettare quelli dell'Everton e ci sta, direi, senza troppi problemi. Le offerte le abbiamo fatte, abbiamo chiesto informazioni e tutto quanto, quindi non ci resta che avanzare con il calendario. Ecco qui che arrivano appunto varie notifiche. Allora, non hanno intenzione di cedere Higuain, adesso proviamo a sistemare un po' il tutto. Loro partono da 23 milioni invece. Allora, vediamo un po' però. Noi avevamo fatto sì l'offerta per Herrera, che ci devono ancora rispondere. Allora, io vado a partire dai 13 milioni. Vediamo un po' se c'è qualche giocatore che possiamo scambiare, Non credo, e comunque sarebbe paradossale scambiare un qualsiasi giocatore, a meno che forse Dumbia. Proprio Dumbia. Perché se scambiamo Dumbia, ragazzi, siamo sistemati. Allora devo andare a bloccare immediatamente l'offerta, la trattativa con l'Everton, perché devo andare un attimo a bloccare l'offerta a questo punto di Dumbia. Non posso, spero che a questo punto rifiuti lui, perché altrimenti sarebbe un po' una beffa. Offerta troppo bassa. Allora, non sono interessati a Strootman, questo è un duro colpo. È un duro colpo perché sicuramente Kevin poteva andare ad aiutare molto. Però allora ragazzi, sapete che vi dico? A questo punto potrei provare a fare questa cosa. Allora, Strootman costava 17, io gli metto Dumbia anche a loro. Poi in caso, se loro accettano a Lille, metterò Strootman. Non bisogna abbassare la guardia e la concentrazione, oggi più che mai è una Roma al comando in classifica e che stasera potrebbe allungare ulteriormente sulla Juventus seconda, eventualmente a più 4, ma comunque la stagione è ancora lunga, i rossoneri sono lì al quarto posto, è una classifica abbastanza corta. Comincia Roma-Milan in questo istante.
Ma attenzione qui all'errore, errore in campo aperto proprio Fekir, parlavamo di lui. Match point per Nabil, che va col sinistro e non sbaglia, blocca il risultato. È un gol importantissimo di Nabil Fekir, ma soprattutto è un gol che ci fa stare veramente più tranquilli, perché se c'era una pecca di questo giocatore era la freddezza sotto porta. Ricorderete tutti l'errore alla seconda di campionato contro la Juventus. Questa volta pensavo, ve lo dico sinceramente, che sbagliasse, non è stato così. Scambiano il pallone ai giocatori del Milan, ora Bacca in aria per De Jong che la gira in porta, chiuso in calcio d'angolo Szczęsny. No. È 1-1 alla pausa, purtroppo una sbavatura, un'ingenuità che non dovrà mai più ripetersi, è costata il vantaggio alla Roma. Costata il pareggio per quanto riguarda il Milan. Anche lui però perde il pallone. Insiste la squadra rossonera con Onda sulla sinistra, pronto al cross, lo effettua. Secondo palo, arriva Menes, Milan in vantaggio 2-1 al settimo del secondo tempo. Menes che si tisce l'Olimpico. Adesso è dura, veramente imbarazzante quello successo nel primo tempo. Adesso arriva anche il 2-1, ma attenzione alla risposta della Roma con Wenger che finisce per terra. È calcio di rigore. Rincorsa del capitano che si ferma. Parte Totti, rimane al centro Diego Lopez. Ha pareggiato la Roma 2-2 all'Olimpico. Che torna da Wenger, buona Roma adesso. Wenger cerca ancora Fekir, buono lo stop. Fekir in aria, deve calciare in porta. Diego Lopez in calcio d'angolo. Abate, la pressione addirittura di Manolas. Ancora Manolas su Zapata, gli porta via il pallone. Manolas vede i turbe, non lo trova, per arriva Pjanic al limite, al volo per il capitano che attende Wenger. Palla sul fondo, forse è meglio batterla di seconda. E allora c'è i turbe, arriva Nainggolan che può calciare. Nainggolan ci mette la mano Diego Lopez fino alla fine. Sono stato incerto anche dopo il tocco di Diego Lopez se la palla entrasse o meno, ma parte Florenzi nel mucchio verso Dzeko che ha provato addirittura la rovesciata. Palla dentro ancora per Dzeko che la deve girare in porta. Deviazione, ancora angolo, ancora angolo per una Roma che attacca con il cuore in questo finale. E va bene, finisce 2-2. Sapevo che non sarebbe stata una partita facile, ma comunque ce la siamo cavata, perché dopo quella sbavatura del primo tempo ne abbiamo risentito e si è visto. All'inizio del secondo tempo siamo andati sotto, ma siamo stati bravissimi a riprenderci la partita pareggiando praticamente subito. L'unica pecca è stata aver avuto tutto il secondo tempo e non essere riusciti a segnare il gol del 3-2, ma giocavamo comunque contro il Milan che lì dietro ha fatto un ottimo lavoro, anche se noi abbiamo avuto grandissime occasioni. Abbiamo venduto Dumbia, il Lille ha accettato, e il problema ragazzi è questo, che il Lille ha accettato, noi potevamo prendere Bufal, ma purtroppo loro avevano accettato la contropartita tecnica di Dumbia, ma Dumbia non è più un giocatore della Roma. A questo punto per Bufal, visto che non ho più contropartite, Strootman, devo provare a darlo al Manchester. E provo con un'offerta secca. Per quanto riguarda loro, vado sui 23 milioni sempre più. Ah, però aspettate, perché adesso abbiamo venduto anche Dumbia, quindi per loro possiamo andare sui 25 milioni anche, mettendo sempre Strootman come contropartita. Sapete un po' come funziona su FIFA, loro puntano sempre comunque ai soldi, poi il giocatore se lo fanno andare bene. Adesso Higuain, allora, il suo prezzo è di 33 milioni. Vediamo, allora, se noi andiamo sui 20, poi comunque abbiamo anche i soldi per... Allora facciamo 25 anche per lui. Voi mi avete detto, ragazzi, che... Ah no, però aspettate, perché poi devo spendere anche gli altri milioni per... Allora no, andiamo sui 20 milioni. Dicevo, mi avete detto che se non spendo tutti questi soldi che ho a gennaio, rischio poi di non averli più quest'estate. E quindi chiaramente mi avete fatto pensare che è meglio spenderli bene, anche perché comunque abbiamo bisogno di questo centravanti. A questo punto, ragazzi, però mi converrebbe mettere anche in vendita Dzeko, per forza, cioè non è che ho tante alternative. Al Napoli non voglio assolutamente mettere contropartite, quindi intanto puntiamo sui 20 milioni per Higuain. E dopodiché, non penso comunque ce lo diano a 20 milioni, andiamo un attimo su stanziamento budget. Dobbiamo fare una cosa importante. La prima, giusto perché ce la faccia come il culo, chiediamo 10 milioni alla società. Io andrei a questo punto sui 15 milioni, perché
ho alzato di molto le aspettative. Poi magari loro mi dicono possiamo offrirti solamente 10 o solamente 8, va bene uguale. Ho richiesta fondi, ottimo, vedete, comunque siamo sui 10. Siamo sui 10 e va benissimo. Quindi ci prendiamo questi milioni, che sono comunque, ripeto, intorno ai 10, e quindi l'offerta che volevamo far subito, offerta troppo bassa. Allora, loro continuano a dire che non sono interessati. Fatemi pensare un attimino, ragazzi, perché io potrei anche provare. No, a fare niente in realtà, non potrei provare a fare nulla. Ecco, a meno che non metto Jago con loro. Se metto Jago con loro, come contropartita, poi gli offro Jago 23 milioni, gli offro 10 milioni. E dovremmo essere comunque a posto, dai. 10 milioni più Jago, penso che accetteranno, eh. Allora, accetta lo United, accetta anche il Lille, il Napoli, vabbè, è la Madonna, 63 milioni, no, adesso trattiamo un po', eh. Allora, vediamo, hanno rifiutato entrambi il contratto, bene, allora lui perché? Adora vivere lì, ma vuole i soldi, loro insistono e lui anche vuole i soldi. Allora, accettano tutti e due, ragazzi. Ho ritoccato gli stipendi. Come vedete, Herrera sono passato dai 140.000 ai 200.000, visto che comunque abbondiamo per quanto riguarda gli stipendi. E lui invece da 90 sono passato a 120. Sono contento che abbiano accettato proprio prima della partita contro la Samp, in modo che possano diventare giocatori importanti. Vediamo di quanto cambia il nostro budget. Da 71 milioni passiamo a 53. E va bene, abbiamo preso Bufal. E adesso vediamo se con l'arrivo di Herrera. 43, va bene, comunque ci stiamo. 43 milioni, possiamo benissimo offrire un po' di più al Napoli per Higuain, ma soprattutto possiamo mettere Strootman e lui aiuterà molto. Andiamo un attimo a tornare su Higuain, ragazzi, perché è vero che siamo arrivati alla partita contro la Samp, è vero che io non la giocherò in questo episodio, stavo per dire la giocherò in questo episodio, ma mi rendo conto che poi verrà un episodio troppo lungo. Però nel prossimo finiremo il mercato giocando con Samp e Frosinone e forse anche con il Sassuolo, perché a questo punto i colpi li stiamo facendo molti adesso, anzi ne abbiamo fatti molti adesso e potremmo chiudere solamente per Higuain nel prossimo episodio. E quindi lasciamo 30 milioni più i 17 che vale Strootman. Direi che dovrebbero accettare, anche perché al Napoli un centrocampista farebbe comodo secondo me. È vero che perdono il pezzo pregiato dell'attacco, ma io penso che potrebbero benissimo accettare. Guardate, ragazzi, mi dispiace chiudere adesso l'episodio, perché comunque ci rimane l'amaro in bocca, nel senso che volevamo vedere subito un po' come finivano le cose. Purtroppo non ci è concesso, perché altrimenti dovremmo giocare contro la Samp e verrebbero 30 minuti di episodio. La gente, sono contento che voi li apprezziate, i miei video un po' più lunghi, ma la gente in generale più di 20 minuti fa fatica a guardarli, quindi farò in modo di fare un episodio di 20 minuti più o meno. Vi saluto, lasciatemi un mi piace per questo episodio, se chiaramente vi è piaciuto. Cominciate a pensare un po' al voto di mercato, ragazzi, perché comunque abbiamo fatto un mercato interessante, abbiamo preso grandi nomi, ma soprattutto ho seguito i vostri consigli, quindi se poi è lo stesso che mi ha consigliato un giocatore che poi sono andato a prendere metà 4 di mercato, sei stronzo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, passate qui sotto in descrizione per tutti i link e social. E bella, regà. Ora Odegaard prende il tempo, Odegaard è partito, serve i turbe, mi sembrava troppo clamoroso che fosse Szczęsny. Szczęsny verrà di qua, Szczęsny con la punta! Vaclav Szczęsny, il pareggio della Roma a un quarto d'ora dal 90esimo, eccolo qui, il gol che mancava del numero 13.